Martina e Brindisi non sanno vincere, la formazione martinese non c'entra, il primo successo tra le mura amiche e il Brindisi manca la prima vittoria stagionale e termina quindi a reti bianche la sfida tra le due formazioni, un pareggio che alla fine lascia poche soddisfatte tutte e due le squadre, più Martina che Brindisi complessivamente, con la squadra di casa che manca l'ultima deviazione vincente, il Brindisi crea molto poco e alla fine si accontenta del pareggio. Al terzo minuto ci prova Mancini dal limite, la sfera termina sul fondo e al settimo il tentativo di Marchegiani dalla distanza, calcia alto sulla traversa. Al 33esimo il tentativo di Piarulli dal limite debole, parato da Milan. Un minuto più tardi l'inserimento di De Pace dalla destra, calcia sul fondo. Nella ripresa il primo tentativo è brindisino al sesto minuto con un tentativo di rovesciata di Marchegiani che non inquadra la porta avversaria. Al 13esimo il cross di Jevolella non trova deviazioni vincenti e la sfera termina in calcio d'angolo. Al 18esimo punizione dalla sinistra, colpo di testa di Janos e sfera ancora sul fondo. Un minuto più tardi una ripartenza mischia sotto misura nell'area di rigore, brindisino non devia Russo, poi la sfera termina sul fondo. Al 26esimo ancora una dalla sinistra sul secondo palo, Resuf calcia clamorosamente da ottima posizione sul fondo. Al 36esimo deviazione di Bocic sotto misura, anche in questo caso la sfera non inquadra la porta brindisina. Al 44esimo occasione per Silvestro, uscita non precisa di Milan, il tentativo a porta quasi sguarnita vede il salvataggio sulla linea di porta di De Pace, il Martina non concretizza, la partita termina a reti inviolate e le due formazioni si dividono la posta in palio che non dà una svolta alla corsa salvezza di entrambe le squadre.